La teca che custodisce i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, denominata Quarto Savona, è arrivata a Chieti nel trentennale della strage di Capaci. I protagonisti della giornata sono stati gli studenti, che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente con le loro domande. L'obiettivo, quello di alimentare nei giovani interesse critico e voglia di maggiore conoscenza delle vicende che hanno caratterizzato la storia contemporanea del nostro paese, al fine di interpretare un percorso di riflessione sugli eroi che hanno sacrificato la propria vita al servizio delle istituzioni. Questa è la rappresentazione plastica di quello che è successo 30 anni fa, della violenza stragista, della criminalità organizzata che si è manifestata non soltanto in quella circostanza in maniera evidente e sotto gli occhi di tutti, ma che continua purtroppo a manifestarsi in maniera più silente in altre parti del territorio italiano ed anche europeo. E per questo, ecco, la memoria ha un valore importante perché deve consentire a ognuno di noi di raccogliere le idee, le potenzialità e le capacità e continuare ad andare avanti. Quello che reputo sia importante non solo nei 30 anni passati, ma in tutti i decenni che verranno ancora, è il mantenimento della memoria e soprattutto la fiducia nello Stato, che non deve mai mancare, nonostante le inchieste, nonostante gli indagati, nonostante coloro che sono stati, diciamo, presi come mandanti di questo orribile eccidio, siano stati in parte anche servitori dello Stato. Non dobbiamo mai mancare di fiducia rispetto allo Stato, alle parti vive e alle parti nobili dello Stato, perché solo in questa maniera possiamo andare avanti e possiamo far capire alle giovani e alle future generazioni l'importanza di vivere in uno stato di legalità.